Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli perdere le staffe a Mariotto, squallida. Scoppia la lite a Ballando con le stelle 2022 e Selvaggia Lucarelli fa perdere le staffe in diretta a Guillermo Mariotto. Nel corso dell'ultima puntata serale dello show del sabato sera di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, c'è stato spazio per un momento di grande tensione tra i due giurati dello show. Il motivo? Selvaggia Lucarelli si è lasciata andare a un giudizio nei confronti di Iva Zanicchi. Tra le concorrenti di questa edizione, scatenando l'ira di Mariotto in diretta televisiva. La semifinale di Ballando con le stelle del 26 novembre è stata incentrata sulla lite in studio tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Lo scontro è iniziato nel momento in cui Selvaggia ha stroncato l'esibizione di Iva Zanicchi e si è lasciata andare a una frecciatina al vetriolo nei confronti della cantante e concorrente di questa edizione. Tu qua hai fatto un po' la comica. La cacciara ci è divertito, ma tutto è diventato un po' squallido in alcuni momenti. Ha sentenziato Lucarelli al cospetto di Iva Zanicchi, che a fatica sembrava stesse trattenendo le lacrime in diretta. Un po' di misura in alcune puntate ti avrebbe dato spessore, ha chiosato Selvaggia. Chi ha scatenato così l'ira di Mariotto? La figura della squallida la stai facendo tu, perché ti stai comportando come una scimmia che, arrabbiata per il fidanzato, getta gli escrementi a tutti, ha sbottato Mariotto contro la collega Ballando con le stelle. Insomma, secondo Mariotto, Selvaggia avrebbe il dente avvelenato nei confronti degli altri concorrenti di questa edizione dopo che il suo fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, è stato eliminato definitivamente dalla gara, senza avere neppure la possibilità di giocarsi la semifinale. Un clima tutt'altro che sereno tra i giudici di questa edizione, testimoniato anche dallo scontro verbale che nelle precedenti puntate ha visto protagoniste Selvaggia Lucarelli e Caroline Smith. Intanto gli ascolti di Ballando con le stelle continuano a essere particolarmente positivi, lo show del sabato sera di Rai 1 sta conquistando una media di quasi 4 milioni di fedelissimi a settimana, con punte di share che arrivano a toccare anche il 26%. Numeri estremamente positivi per questo varietà, giunto alla sua 17ª edizione di programmazione nel prime time della rete Ammiraglia. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus. Poți să sari sus, sus, sus.